Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento del mercoledì con una volta si chiamava salotto, il salotto di Sorrisi Live. In realtà con la lockdown, pandemia, eccetera, sono collegamenti non dal salotto, nel mio caso dallo studio. E gli ospiti di oggi sono in uno studio, ma non uno studio normale, lo studio più bello del mondo. Abbiamo con noi due personaggi. Due attori e due persone speciali che io amo tantissimo, nel senso buono del termine, e abbiamo con noi Marco Giallini e Giorgio Panariello. Ciao. Buongiorno. Buongiorno, ciao, come Ciao. stai direttore? Tutto bene? Bene, 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 tutto bene. Voi state bene? Tutto a Ti posto? vediamo sempre più spesso in TV, eh? Non vorrei adesso che No. tu cominciassi a prendersi Grazie il lavoro. posto, eh? Ognuno. Io stavo Perché aspettando il noi. vostro invito. Aspettando il Lo vostro so, lo invito, so, ma lo vedo so, che però. tra l'altro io, visto che andate in onda, visto che andate in onda su Rai 3, ho pensato, ma non so se ho sbagliato, a non farmi la barba, perché su Rai 3 forse si può essere anche un po' più disinvolti o no? Volevate che facesse, se volete vado a far la barba e ricominciamo. Siete spariti? Siete bloccati? Abbiamo un problema tecnico. Era partito tutto. Stanno facendo finta. Stanno facendo finta. Allora, riproviamo a vedere se troviamo la connessione. E, vi avevo detto che ero in uno studio particolare. Sono in uno studio particolare. Sono a Cinecittà. E quindi può darsi che lì, con tutti i film che girano, con tutte le attrezzature ci sia qualche interferenza. Vediamo un po' se li abbiamo ritrovati. Allora, cerchiamo subito di essere chiari. Siccome è già successo una volta con te, direttore, che avevamo interrotto la diretta Instagram, io È e vero? te, quindi evidentemente il problema non siamo noi. Ah, no, oppure Ci ah, no, tenevamo a non lo so. dirlo. Allora, Io fatti per un prendere attimo da anche sorrisi e canzoni. Io ho anche pensato per un attimo che foste voi che facevate il fermo immagine apposta, capito? Però si è ribloccato ancora una volta la cosa, mi sembra di aver visto il dito di Giorgio bloccarsi a metà. Eh sì. Io la connessione ce l'ho. Non ci credo, è uno scherzo. Adesso vediamo come si può fare, li vediamo lì. Già è vero, aveva ragione Giorgio, una volta è successo che noi abbiamo interrotto la nostra diretta durante il lockdown all'improvviso, tra l'altro stavamo divertendoci, adesso ho sentito un ruggito che potrebbe essere quello di Marco, però va e viene, siete voi, non sono io, o forse è Ah, siamo Veronica. noi? Ah, ci Certo. sta, ci sta. Proviamoci, Va dai, bene, vediamo che succede. proviamo. Dicevo che non mi sono fatto la barba in vostro onore, visto che siete su Rai 3. Esatto. Volevo ricordare che dopo domani, parte, no, scusa, domani sera parte questo show molto atteso che si intitola Lui è peggio di me, in onda su Rai 3 e vede per la prima volta insieme questa coppia inedita di grandi attori e showman. In questo show che io continuo a presentare, perché loro non sono, eccoli qua, parlate voi finché siete connessi, dite voi, cos'è questo show? Sì, allora questo show parte da una verità, cioè vale a dire, io e Marco avevamo da tempo intenzione di fare un'esperienza televisiva diversa dal nostro solito. Lui, per quanto riguarda il fatto che non abbia mai fatto la televisione, quindi insomma, fatto il Si cinema, vede così o così? sì, così, è andato ospite più di una volta nei programmi, ma non ha mai avuto un suo programma. Io ci ho già fatto tanti programmi. Voglio di fare qualcosa di diverso. Allora ci siamo incontrati sulla stessa, diciamo, voglia di fare questa cosa e abbiamo deciso di farlo insieme. Non lo vogliamo fare, non è uno show canonico, vale a dire che io e lui siamo in scena insieme, ma l'idea è che Rai 3 ha dato sia a me che a lui un progressivo
che vanno in onda, sono due programmi diversi, ma che vanno in onda alla stessa ora, lo stesso giorno della settimana, Ah, uno accanto all'altro. E bene. quindi noi ci ritroviamo a essere in onda vicini, di frequenza, non so come dire, vicini di studio, vicini di casa, lui con il suo show, che è uno show fatto di incontri musicali, di ospiti del cinema, io dall'altra parte ho voluto fare una sorta di late show, un late show all'americana, quindi con la classica scrivania, con ovviamente i riferimenti sono quelli Jimmy Fallon, David Letterman con alle spalle Certo. lo skyline, io ho Civitavecchia, credo, perché a vederla qui mi sembra Certo. Civitavecchia. Esatto, però Esatto. l'unica cosa che è sicuro è che c'ho la scrivania come Fabio Fazio e quindi Fabio Ah. Fazio stia molto attento perché sto arrivando, nel senso che Esatto. sto arrivando e non ce ne sarà più per nessuno. I programmi con la scrivania d'ora in avanti saranno i miei, non i suoi. Insomma, questo è meglio che lo sappia subito perché siamo amici, capito? Oltretutto, Meglio. sulla stessa rete, quindi c'è proprio una guerra fratricida fra voi Capito? sul tuo È show. una cosa. Mentre invece la Mentre parte invece Marco, cosa di fai tu? Non fai indagini con le io. Clarks ai piedi, senza infangandoti con la neve, no? No, stavolta no, diciamo sto un po' più al calduccio, ecco. Ecco, Mi vabbè. scuso anticipatamente con il direttore, con quelli che guardano, che ho un apparecchio ai denti, scusate. Eh no, perché se no dice ma che ha fatto Giallini? Capito? No, Vabbè. vabbè, non gli importa nulla a nessuno, No, però sai, ma se dice vuoi quelli che sono. farcelo vedere nei dettagli, No, possiamo no, no, arrivare un no, attimo una per parentesi, dettagli. dice. No, Esatto. conseguenza di un incidente di moto, ogni tanto lo devo mettere e ora non me lo posso togliere, insomma. Ce n'ha anche uno Ah, acustico, ma non si vede, quello non si vede perché sono giustamente. quelli di ultima Quelli ultima generazione, generazione. che arriva un po' dopo però È le anziano, parole, anziano. Però l'età. diciamo, è Allora perfetto per dicevo, uno che fa televisione, no? Avere questi strumenti tecnologici in faccia. come Ambra. Esatto, come Ambra che gli suggerisce. Però non vorrei che interferissero sulla trasmissione, controllate che le cose vadano bene. Tra l'altro, so che avete un sacco di ospiti belli, interessanti, uno dei quali, una delle quali è Kasia Smutniak, che avete conosciuto entrambi e con cui avete lavorato entrambi, no? Non mi sentite più. Parlavo di Kasia. Adesso non vi sentiamo. Ok, adesso ci Vai. senti? Adesso sì. Sì, Sì, adesso sì. ci saranno cantanti, attori, insomma, tutti i vari ospiti che interverranno o soltanto da me o soltanto da Giorgio e qualche volta da tutte e due le parti con i vari escamotage, con varie, Bene. diciamo, espedienti, eccetera, per dirlo. Come ti Sì, per trovi, esempio, ti Marco? faccio un Come esempio. stai? No, Male, dimmi, dimmi, malissimo, Giorgio. questo è. No, dicevo, ti faccio un esempio, magari passa un ospite, io mi illudo che venga da me per essere Certo. intervistato e invece magari cerca lo studio di Marco, capito? Non si ferma, va da un'altra parte, Certo. Lui lo così lo presenta senta Fazio, magari. con pompa magna. E magari va, no, da lui, no, da Fazio non gli mandiamo nessuno, ce n'ha anche troppi. Anzi, do un annuncio, non so se lo saprai, ma Obama dice che passa prima da noi. Ah, no, pensavo lui passasse. Certo, È chiaro. passa prima da noi. Giustamente, direi, giustamente. Anche Passa, perché magari Obama e va Trump da. è uno dei, Trump è uno Dei nostri ospiti dei che abituali. avverrà tutte le sere. Capita spesso, Potrebbe sì. essere la Valletta Trump, potrebbe farvi da Valletta, Trump, Trump. Sarebbe l'idea. direi proprio quella Sì, potrebbe sì, essere. sì. Esatto. Senti, Insomma, io in qualche modo farò finta di suonare con i vari. No, suona bene, batteria e No, chitarra. suona E bene. Farò finta di Quindi suoni cantare, e fai insomma. suonare, fai Però, cantare anche gli ospiti. beh, gli ospiti sono, sai, possiamo citare, Certo. ecco, c'è Marracash, c'è Paola Turci, c'è, insomma, De Gregori e Venditti, ecco, che non è nostri amici, Certo. che noi intervisteremo e suoneranno, canteranno, insomma, mi sembra una cosa molto, a prescindere da Cosa me, suoni? Più non da voi. chitarra o più batteria, Marco? Più chitarra o più No, più batteria suoni? batteria, nessuna delle due, però strimpello tutte e due, ma in realtà più batteria.
In più In batteria. aggiungerei che c'è anche un angolo dedicato alla cucina, perché Sì. pareva che un programma come il nostro non Certo. prendesse appunto no, il vezzo di fare la cucina. E Marco, siccome è Esatto. bravo a cucinare, ha invitato il cuoco La Mantia, con il quale non solo Ah, Filippo. cucineranno in diretta, ma sì, Filippo, ma faranno anche un pezzo musicale insieme, perché abbiamo scoperto che Filippo Grandissimo. suona l'armonica, non è ripiena l'armonica, No, non la fa non ripiena, c'è non l'aglio. c'è l'aglio, l'armonica senza aglio, capito? Eh sì, Ciao meno male. Michela. La vedete anche voi, ci sono ogni tanto Sì, sì, dei lettori di Sorrisi che vi sì. salutano. Volevo sapere un'altra cosa. Questo tipo di show prelude anche a, non so, collaborazioni cinematografiche? Avete in testa di creare proprio, diciamo, una copia Magari. dello spettacolo, o è un esperimento così? Ma guarda, magari, io lo spererei molto, ho già avuto molte occasioni di dire che insomma, questo connubio nasce anche per la stima reciproca, no? Cioè, difficilmente è difficile, come dire, lavorare fianco a fianco con le persone se non c'è stima professionale, no? Certo, Quindi io lo stimo certo, certo. moltissimo come attore, mi piace tantissimo, quindi ovviamente spererei di poter un giorno fare una cosa con Marco anche al cinema o in teatro, perché no? Insomma, sono sicuro, almeno l'affiatamento umano. Chi è stato il primo Ma dei due insieme. a Ma per dire questa cosa facciamo tu. qualcosa No, insieme? no, nel senso per uno strano, Ce l'hanno no? chiesto. Capito? Io non ho detto, ma perché siccome io avevo voglia di fare una cosa così, insomma, di fare un programma un po' diverso dai miei soliti, anche perché era impossibile fare i miei soliti, no? Per mancanza di pubblico, per la vastità, gli spazi. Avevo proprio voglia di fare un programma più intimo, no? Con dei miei amici, giocare, scherzare, eccetera. Un po' sulla scorta di quelle dirette Instagram che mi ero inventato durante il lockdown. Marco aveva la stessa voglia di farlo musicale e quindi ci siamo, cioè, contemporaneamente, dai, Ce non c'è l'hanno stata. chiesto, E noi l'abbiamo fatto. poco che ci conoscevamo, io avevo visto, mi sembrava abbastanza. E poi devo dire che lui durante il programma, lo dico su, sì, ci saranno delle battute. E questo no, insomma, anche se Sì, vi fatto. siete ribloccati. Quando parla Marco si blocca, non so cos'è. Si mette in soggezione la telecamera, non so. No, volevo chiedervi anche qual era il menù della prima serata dal punto di vista proprio gastronomico, però adesso aspetto di vedere se si rimette in piedi il collegamento, ma è risparito. Mi dispiace, va così. Chiedo scusa a tutti quelli che ci seguono, che vedono me invece di vedere loro. Probabilmente loro, cioè, ci sono i tecnici che stanno trafficando per riuscire a ripristinare il collegamento. Riepilogo comunque, grosso modo, quello che succederà domani sera, in prima serata su Rai 3, Marco Giallini e Giorgio Panariello ci hanno spiegato che sarà uno show a due facce, ognuno farà una cosa diversa, però sono vicini di pianerottole, quindi si incroceranno i loro ospiti. E Marco Giallini farà anche da mangiare e suonerà la batteria. Mi sembra veramente un menù dove dentro c'è un po' di tutto, no? Dove si è mai visto, diciamo, un presentatore, un conduttore che cucina, suona la batteria. Sono tornati? Siamo riusciti? Eccoli lì. Sì, ci siamo, Bentornati, eccoci. bentornati, bentornati, bentornati. No, volevo sapere qual era il Grazie, menù, grazie. il primo Stavi pranzo. descrivendo. Sì, stavo riscrivendo, facendo il riassunto. Volevo sapere qual è il primo piatto che preparate, che prepara Guarda, Marco. mi senti Domani. adesso? Ci siamo, sì? Sì, perfetto. Sì, perfettamente. Sì. Perfettamente. Vi sentiamo, parla, parla, Giorgio. Che Giorgio? preparerà Cosa preparerai da che cosa mangiare? preparerà? Filippo preparerà un piatto di ci sei Aldo. Un piatto di Sì, vi pasta sento. preparerà al volo e mentre la pasta sta cuocendo nell'acqua farà un blues perché è un grande
armonicista. Armonicista. E Comunque, poi ci dicevo saranno prima, ovviamente mentre voi. anche. No, dicevo prima che non Avanti. si è mai visto uno show dove il conduttore fa la pasta, suona la batteria, No, cioè poi c'è quell'altro nel no. piano, quel pianerottolo accanto, cioè io sono veramente, cioè, stracurioso. Voi sapete che andate contro il convento di Elena Sofia Ricci, vero? Siete Sì, consapevoli che il giovedì sera, sì. Non è che avete ma pensato di fare qualche scherzo? no, 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 noi noi non andiamo contro nessuno, No, in realtà. esatto, noi non abbiamo, cioè, chiaramente quando tu vai a No, fare un programma come questo, sperimentale, se uno facesse la gara degli ascolti, ovviamente si metterebbe, no, tranquillo in banca, farebbe un programma più rassicurante, quantomeno che possa essere all'altezza della concorrenza. Ma siccome noi non abbiamo nessuna intenzione, di fare concorrenza a nessuno, né ci preoccupiamo degli ascolti. L'unica cosa che facciamo, Marco, vero? sì. Prima di registrare abbiamo un prete che ci confessa e anche noi facciamo una preghiera Temo perché il Signore possa guardare anche gli umili. non so perché, ma ho la sensazione che le vostre confessioni dureranno a lungo, quindi cominciate presto a fare. Il giorno prima, noi. Quando ero ragazzino dicevo sempre, il mio parroco lì vicino casa si chiamava Don Bruno, si chiama, spero, Don Bruno, e mi senti Aldo? Sì, ti senti, sì. E Sì, Don vai, vai. Bruno, io quando mi confessavo, sai, dopo la comunione, no? Dopo cominci a confessarti, un paio di volte l'avrò fatto nella mia vita, e dico, ho detto una parolaccia, ho disobbedito a mamma per dire, no? E confesso anche i peccati che non ricordo. E due, tre È volte, così. quattro, alla quinta Don Bruno ha aperto quando uscivo e ha fatto, perché era di Roma, fa, già lì dentro la chiesa, me lo ricorderò sempre, dico sì Don Bruno, ma te confessi sempre quello che te ricordi? E sta cosa mi richiama un po' a quello, era molto molto bello, molto bello. Dice, ma me li dici mai, me lo confesso, quindi che non... Dice, ma ha detto te che posso dire così, ecco quello. Però dicevi tutto praticamente, quindi eri molto netto nella Esatto. confessione. Sentite una Dicevo cosa, che noi ricordavano, non chiediamo, per poco, mi hai detto. certo, stare dietro, dovevi prendere un taccuino e segnare. No, noi di solito chiediamo a questi appuntamenti se tre cosucce. Una, se ci fate un'imitazione velocissima, anche proprio un accenno se avete qualcuno da imitare. Io so che per Marco non è un problema, ma Giorgio invece non è capace, credo, di No. imitare. Quindi Almeno io, no, ma per lui. io potrei fare, Ma io lui, ah, posso questa. fare Giallini, posso fare Giallini, oh, ma che complimenti, Perfetto. oh, numero uno, oh, agio, numero uno, perché, agio, meno Perfetto. perché, meno perché, capito? Più o meno, Giallini è Perfetto, perfetto. facilmente Ma imitabile, cioè Pier Francesco sì. Pasolino lo Non è fa proprio, vero che è lo imitabile. fa bene. Sì, l'atteggiamento sì, ma la voce La no. voce un po' Il meno. migliore di tutti è Picchio, sì. Come atteggiamento di voce, credo C'è Leonardo Fiaschi, l'imitatore che ti fa benissimo, è Leonardo. ospite Sì, una lui forse puntata. meglio di tutti. Sì, L'ho sì. solo sentito, non l'ho Bravo, conosciuto. bravo, Me l'ha bravo. fatto sentire un amico. E Claudio Santamaria. Vedi che lo Ah, imitano tutti, è anche lui. Io facilissimo. posso fare. Au, vabbè, che carnevale, ogni scherzo vale, ma proprio da me venite. E Dice, chi ma è? facci un pochino, ti abbi pazienza. 50.000 lire ce le mettiamo noi. Ah, Gasman. Ma non. Eh Ma sì. dico. Au, ma i leggenti giornali me l'hanno favorito e si vinco, posso pure aspirare al titolo. Dice sì, dei commentatori, questi sono i soliti. Sì, ma c'è anche quella bellissima che abbiamo fatto l'altra volta. Come te sei vestita, capannelle? Io faccio Sportivo! Ah! capannelle, vai. Capannè, ma come ti sei vestito? Sportivo! Ma che sportivo? Sei diviso da ladro! Sempre grazie, sempre grazie. Va bene, Indegnamente. il secondo passaggio è quello di chiedervi l'accenno di una canzone che fa parte del vostro, che è dentro il vostro cuore. È un po' la scusa per capire qual è la canzone della vostra vita, se ce n'è una. Lo so che ce ne sono 100.000, però se la prima che Allora, vi ce ne viene in sono mente, detta così. tantissime. Una è 5 giorni che t'ho
Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se puoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Questa è la mia canzone pilota. Però avevi detto nell'intervista a Sorrisi, Marco ti aveva detto non imiterà Renato Zero mai. Mai imiterò Renato Zero. No, non lo farà non mai. Lo farò mai. Non lo farò mai. Quando te lo impedirà. Posso fare quella della mia vita è un po' difficile perché ci sono, credo sia degli Who o i Sex Pistols o LC5, insomma sono un po' troppi. Però farò quella di Elvis Presley. Okay, on a golden gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto and his mama cry. Ecco, così abbiamo sappiamo cosa fargli fare alla terza, perché devi fare Elvis. Hai fatto benissimo. Poi in The Ghetto è anche legato a momenti, la giornata della memoria, cioè c'è un impegno, Rai 3. Il direttore di Rai 3 sarebbe felice anche di questo, diciamo, contesto. Questo, così, no, Franco Di Mare. Lo devo ricordare sempre. No, c'è questo gioco, no, fa finta, è un gioco. Franco, quello come si chiama, sì. Franco. Vabbè, ma lo sa benissimo, è quello che lo paga, quindi lo sa. Non è che... Esatto, vedi la firma su Rai 3. Rai 3. Rai 3. Sentite, io vi ringrazio, mi scuso dei problemi tecnici, ma insomma... non so come, non so di chi è la colpa, ma me la prendo io perché voi siete due persone speciali. È stata tua la colpa, allora adesso che vuoi, Edoardo Bennato. Volevi diventare come uno di noi. Uno di noi. Va bene, vi ringrazio. Vi ricordo Sei pronto? Sì. Sei pronto? Sorrisi is magic. Sorrisi forever, super telegattoni. Allora, grazie mille, ho molto apprezzato sia l'acuto sia che il fatto che Marco, mentre la cantava, guardava in alto il cielo esatto. E quindi vi ringrazio moltissimo. Ricordo a tutti che domani sera è imperdibile. Lui è peggio di me. Su Rai 3 in prima serata, io non vedo l'ora, c'ho già la sedia davanti alla televisione perché la poltrona è troppo lontana, voglio vedervi proprio da vicino, e non c'è nemmeno l'Inter che gioca, quindi non ho nemmeno la tentazione di andarmi a vedere la partita. Perfetto. E quindi l'ha fatta spostare apposta. Vi ringrazio, e anche a nome, e questo riguarda soprattutto Giorgio, a nome dei miei tre cani che sono qui dietro, non ve li ho fatti vedere, ma hanno seguito la diretta, sono qui con me sul divano. Uno si chiama Divan Dog perché sta sempre sul divano, quindi... perché sta sempre là, ok, sta sempre là. Divan Dog, Divan Dog. Allora, in bocca al lupo, vi voglio veramente tanto bene e non vedo l'ora di vedervi domani sera in televisione. Grazie ancora. No, grazie. Ciao. Ciao, grazie.